Quando vuoi. Buonasera a tutti, sono Salvatore Mesoraca e in questa lezione vedremo la gestione degli utenti e i permessi del nostro server. Linux è un sistema operativo multiutente, questo significa che può essere gestito, possono essere utilizzati diversi utenti, ognuno per uno specifico compito. Ogni utente fa parte di almeno un gruppo, ci sono diversi gruppi, e ad ogni utente è associato un account. Più tardi vedremo i permessi che servono per consentire a utenti oppure a gruppi di utenti di accedere solo ed esclusivamente a determinati file. L'unica eccezione è l'utente amministratore, che normalmente si chiama root. Questo utente, praticamente, vedremo più avanti, che scavalca qualsiasi tipo di controllo su privilegi, permessi, qualsiasi cosa root li supera e può fare praticamente tutto. Quindi è anche un utente, come diceva prima Simone, molto pericoloso, perché se usato male può distruggere il sistema. Benissimo, allora ogni utente ha diversi attributi. Questi attributi sono in parte elencati nel file etc/passwd. Il primo ovviamente è il nome utente, vediamo per esempio gli utenti tipici, root, bin, daemon, sono alcuni utenti di sistema. Subito dopo c'è il campo della password. In etc/passwd al posto della password c'è una x. Questo perché storicamente all'inizio qui c'era effettivamente la password, ma siccome etc/passwd è un file di sistema che deve essere letto da tutti gli utenti per accedere a tutte le varie informazioni, si è capito che non era una buona idea tenere la password lì e quindi è stata spostata. Come diciamo placeholder è stata lasciata una x. Successivamente c'è lo user ID, è un numero che identifica univocamente l'utente. Quello di root è sempre 0 e di fatto qualsiasi utente che abbia ID 0 ha privilegi di amministratore, anche se non si chiama root. Per gli altri utenti ci possono essere convenzioni diverse. Abitualmente gli utenti normali, diciamo, hanno user ID da 1000 fino a 65533, diciamo. Tutti gli utenti con un user ID più basso generalmente sono utenti di sistema, quindi vengono utilizzati solo per specifici compiti, mentre lo user ID più alto di tutti nel sistema generalmente è l'utente nobody, cioè praticamente un utente che viene utilizzato quando non si vuole avere nessun tipo di privilegio. Il campo successivo è il group ID, cioè l'ID del gruppo principale di quell'utente. Molto spesso quando si crea un utente, poi vedremo, si crea anche un gruppo con lo stesso nome di quell'utente. Questo può consentire, per esempio, al nostro utente Paul di avere dei file e di metterli in condivisione anche con l'utente John, aggiungendo John al suo gruppo e dando i permessi al suo gruppo. Poi magari più avanti vi sarà più chiaro questo passaggio. Il prossimo campo si chiama JECOS, che sta per General Electric qualcosa, Comprehensive Operating System. È un campo relativamente inutile, in pratica dovrebbe servire per conservare alcune informazioni generiche sull'utente, quindi può essere per esempio il nome reale della persona a cui corrisponde l'account, oppure alcune informazioni sull'utilizzo che viene fatto. Non serve a molto. La E è tra parentesi perché nel frattempo, da quando è stato inventato, la General Electric è stata assorbita, smontata, eccetera, eccetera, quindi hanno deciso di togliere la E. Il campo successivo è la home, cioè sarebbe la cartella dedicata a quell'utente all'interno del quale si presuppone che lui tenga la maggior parte di tutti i suoi, file. E l'ultimo campo invece è la shell di default, cioè una volta che un certo utente fa un file login, la shell di default è il primo programma che viene avviato. Normalmente per un utente standard è bash oppure zsh, ma per alcuni utenti che per esempio normalmente non dovrebbero fare il login, come il nobody oppure quello del server mail, si può utilizzare o bin false, che in pratica è un programma che semplicemente appena viene eseguito restituisce false, e un altro sbin no login, che fa la stessa cosa di false, però in più dà un output in cui dice questo utente non è abilitato a fare il login. Un altro file è etc/shadow. Qui sono conservati altri attributi, tra cui la password, che prima abbiamo visto che non c'è più in etc/passwd.
Questo file ovviamente non è leggibile a tutti, solo root vi può accedere e gli altri utenti possono modificare le loro password accedendo a questo file solo attraverso dei programmi, utilizzando dei sistemi di privilege escalation che poi vedremo. La password in questo file ovviamente non è in chiaro, viene strutturata, viene divisa a sua volta in tre campi, diciamo, separati dal simbolo del dollaro. Il primo campo è un numero intero che serve a indicare il tipo di algoritmo che è stato utilizzato per offuscare la password. Può essere MD5, SH1, insomma algoritmi di hashing. Il secondo si chiama sale. In pratica viene usato per rendere più difficile il lavoro di un attaccante che, avendo accesso al file etc shadow, volesse provare a risalire alla password dell'utente da questa stringa qui. In pratica, se l'utente utilizza una password molto semplice, tipo Pippo, potrebbe essere già in una word list, quindi potrebbe già esserci la corrispondenza tra l'hash MD5 e la parola Pippo, quindi il fatto che è offuscata in questo modo non serve a molto. Il sale è praticamente una stringa che viene concatenata alla password dell'utente, è una stringa completamente casuale, e questo fa sì che è altamente improbabile che una parola qualsiasi concatenata a una stringa casuale sia in una word list o altro. E l'ultimo campo è proprio l'hash. Per chi non lo sapesse, l'hash si intende praticamente l'output di un algoritmo di hashing che ha la caratteristica di non essere reversibile, cioè se io do in input a MD5 una certa stringa, l'output che ottengo sarà sempre una sequenza di bit, ma non potrò risalire da quell'output alla password originale, in teoria. I campi successivi poi sono modifica, che praticamente è un campo che sta ad indicare la data di quando la password è stata modificata. Min age rappresenta, può essere anche in questo caso 0, nel senso che non c'è un'età minima per la password, oppure è l'età minima di quella password prima che possa essere cambiata di nuovo, per evitare che un utente cambi password di continuo troppo spesso. Max age, il campo successivo, qui è vuoto, significa che la password non ha un'età, cioè può essere utilizzata indefinitamente. Max age invece, quando arriva la scadenza della password, diciamo, inizia a dare un avviso per un certo periodo di tempo che viene indicato dal campo successivo preavviso. Per esempio, 3 giorni prima della scadenza della password viene dato attenzione, fra 3 giorni ti scade la password, cambiala. Il tempo di riserva è il tempo che viene dato subito dopo la scadenza della password per consentire all'utente di fare comunque accesso al sistema con la password vecchia, anche se è già scaduta. Se il tempo di riserva è 0, l'utente, una volta che è scaduta la password, non può più accedere al sistema e deve chiedere all'amministratore di fargli cambiare la password. L'ultimo campo, il penultimo campo invece riguarda la scadenza dell'account, quindi non della password. Quando un account scade, cambiare password in realtà non serve a niente, l'amministratore di sistema che deve rinnovare l'account o crearne uno nuovo. E l'ultimo invece è riservato e non serve a niente, è lì per usi futuri. I gruppi. Abbiamo visto che gli utenti hanno un loro gruppo principale, ma possono essere aggiunti anche ad altri gruppi secondari. Per esempio, se noi vogliamo, come dicevamo prima, condividere alcuni file dell'utente Paul con l'utente John, noi possiamo aggiungere l'utente John al gruppo dell'utente Paul. Questo viene gestito all'interno del file etc/group. Il primo ovviamente è il nome del gruppo. Il secondo, ancora la password del gruppo, che è sempre stata tolta, quindi c'è sempre la X come placeholder. Poi abbiamo il group ID, che è sempre un numero che identifica il gruppo, e la lista degli utenti di quel gruppo. Vediamo che questi sono solo la lista di utenti che hanno quel gruppo come gruppo secondario. Per esempio, l'utente Paul avrà il gruppo Paul come gruppo primario, quindi in questo file noi non lo vedremo. Mentre l'utente John ha il gruppo Paul come gruppo secondario, quindi l'utente Paul ha il gruppo John come gruppo secondario, quindi abbiamo il suo nome all'interno della lista del gruppo John. G-Shadow, questo è un file, anche questo, cui gli utenti normali non possono accedere, e all'interno di questo ci dovrebbe essere la password dei gruppi. Normalmente non si usano molto le password dei gruppi, quindi qui in questo caso ci troviamo una X, perché
non si usa parecchio. La password servirebbe per un utente che non è stato aggiunto nel gruppo, per esempio, in questo caso l'utente John non è stato aggiunto nel gruppo Paul, perché qui il gruppo Paul è vuoto. Quindi se John volesse accedere al gruppo Paul senza essere in lista, se il gruppo Paul avesse una password, potrebbe utilizzare la password e fare il login con quel gruppo, diciamo. Ops. Poi c'è il campo degli utenti amministratori, sono praticamente gli utenti che sono abilitati ad aggiungere altri utenti a quel gruppo, che hanno il potere di fare. E l'ultimo campo sono i membri di quel gruppo, che in pratica è la stessa cosa che c'è in etc group, è duplicato, diciamo. I comandi che si usano normalmente per gestire gli utenti, in realtà ce ne sono un'infinità di comandi e molti si sovrappongono e fanno un po' le stesse cose, almeno in parte. Questi sono i più usati, diciamo. UserAdd o GroupAdd, che serve ovviamente aggiungere un nuovo utente a un nuovo gruppo, UserMode e GroupMode per modificarli, del per cancellarli, PassWD e GPassWD serve per modificare la password propria oppure quella di un altro utente, ma solo se si è root. Poi PVCK e GRPCK sono particolarmente utili, soprattutto se vi andate a modificare questi file manualmente, perché abbiamo visto che ci sono alcuni campi che vengono duplicati tra, per esempio, group e gshadow, quindi potrebbe essere che andando a modificare manualmente un certo file non siano più consistenti i due. Utilizzando questi due comandi si riesce a risolvere eventuali conflitti e problemi. Questi sono altri: change shell, change age, per cambiare. Adesso non entriamo nel dettaglio, tanto nelle slide, poi potete vederli con più calma, facendo anche man nome del comando da terminale. Per esempio, se voi nel terminale scrivete man spazio userAdd, vi apre la pagina di manuale di quel comando con tutte le opzioni e tutte le spiegazioni riguardo il comando. Su Debian ci sono altri due comandi che si chiamano addUser e addGroup. Sono particolarmente comodi perché sono interattivi. Quindi voi fate addUser Paul, invio, e poi lui vi chiede tutti gli altri attributi in modo più semplice, perché per esempio userAdd normalmente può essere un attimino più complicato da usare. Questi sono alcuni esempi, diciamo, abbastanza classici delle operazioni che si fanno normalmente con gli utenti: per aggiungere un utente, per cambiare la password di un utente, per aggiungere un utente già esistente, per aggiungerlo ad un gruppo secondario, per esempio vogliamo aggiungere un utente Paolo al gruppo video, possiamo farlo così. Questo è per impostare la lista degli amministratori, per eliminare un utente e tutta la sua home. Attenzione, perché eliminare un utente e tutta la sua home non significa che eliminiamo tutti i file di quell'utente, perché quell'utente potrebbe aver creato file anche in altre parti del file system. Quindi per eliminare tutti i file di un certo utente dobbiamo fare una ricerca, poi con find, come ho mostrato prima, il comando che ha mostrato prima Simone, e andarli a eliminare manualmente o con uno script apposito. E group del per eliminare un group code. Cambiamento di identità. Allora, se un utente normale vuole diventare super utente, o se il super utente vuole diventare un altro qualsiasi utente, il comando che si usa molto spesso è su, che semplicemente nel caso del super utente o comunque di un utente che vuole diventare qualcun altro, si fa su, invio, e chiede la password di quell'utente che si vuole diventare, e dopodiché si ha la share di quella password, come se si fosse fatto il login con quell'utente. Sudo è simile a su per certi versi, ma è molto più potente, nel senso che oltre a consentire di eseguire immediatamente un comando senza aprire una shell, beh, in realtà lo fa anche su, però vabbè, un approccio un po' diverso. Sudo permette di dare dei permessi molto più restrittivi ai vari utenti e di dire chi può fare chi può diventare chi, quali programmi puoi eseguire con quali privilegi. Adesso vediamo poi il file di configurazione. New group serve per selezionare un diverso gruppo tra quelli secondari. Per esempio l'utente Paul prima era stato aggiunto al gruppo John, però per poter usare l'utente gruppo John deve fare new group John, e da quel momento la sua shell girerà col gruppo John. SG fa la stessa cosa, però esegue un comando invece di aprire una shell. File sudo si configura utilizzando il file di configurazione etc sudo ers. Generalmente non bisogna editarlo direttamente, se siete gli unici amministratori del sistema in teoria potreste farlo, però per evitare che più persone lo modifichino contemporaneamente, per evitare problemi più o meno gravi, generalmente si usa il comando vsudo,
fatto che si chiami Visudo fa immaginare che l'interfaccia sia tipo VI, però in realtà usa l'editor di default, quindi se voi come editor di default avete Nano, potete usare Nano senza troppi. Come è fatto Sudoers? Allora, in questo caso noi vediamo che abbiamo l'utente root, che il primo all sta a indicare gli host, cioè diciamo l'utente root da qualsiasi macchina locale, remota, eccetera, può diventare qualsiasi utente ed eseguire qualsiasi comando. Mentre vediamo che per esempio l'utente bowl, sempre da qualsiasi host, può diventare root ed eseguire solo i comandi che abbiamo definito prima col command alias pippo, quindi può fare solo alt, reboot e shutdown, per dire, per esempio. Abbiamo delle impostazioni di default, per cui per esempio root password, che significa che quando un utente vuole diventare un altro utente, non deve inserire la propria password, cosa che di default viene chiesta attraverso sudo, ma deve inserire la password di root. E questo serve a dire che ogni volta che viene sbagliata la password, sudo vi insulta. Poi impostiamo delle impostazioni di default solo per l'utente Paul, in cui diciamo che l'utente Paul non ha bisogno di conoscere la password di root, cioè l'utente Paul può eseguire come root questi programmi qui definiti utilizzando la propria password, quindi senza conoscere la password di root. Ora, perché questo è utile? Questo è utile perché noi, magari, io amministratore di sistema, non voglio dare a questo utente Paul troppi privilegi, troppi permessi, e non voglio che lui conosca la password di root. Quindi io, attraverso questo file di configurazione, gli consento di utilizzare solo i comandi che a lui servono, con la sua password, evitando che possa fare danni in giro per il sistema, perché magari non mi fido troppo di lui o per questioni di sicurezza varie. Il percento qui davanti indica che stiamo parlando di un gruppo e non di un utente, quindi in questo caso stiamo dicendo che il gruppo, tutti gli utenti che fanno parte del gruppo sudo possono eseguire qualsiasi comando senza inserire nessuna password, come qualsiasi utente. Questa è ovviamente una cosa da non fare, normalmente, ma è solo un esempio per fare capire che ci sono anche tantissime altre opzioni e effettivamente sudo è un programma molto molto potente. Altri comandi utili, sempre per quanto riguarda gli utenti, possono essere id, che stampa la lista degli user id e dei group id reali ed effettivi della shell corrente, umi, che stampa il nome utente che state utilizzando, w, e mostra la lista di tutti gli utenti che sono loggati sul sistema e di cosa stanno facendo in quel momento. Groups stampa la lista dei gruppi, vabbè. E last mostra la lista degli ultimi login effettuati dall'utente. Quindi se voi siete loggati, volete sapere chi si è loggato prima di voi con quell'utente, se siete stati voi o qualcuno vi ha rubato l'account, così, con last potete vedere la lista. I permessi. Cosa importante è che i permessi, questi Unix-like, sono implementati a livello di file system. Questo significa che funzionano solo ed esclusivamente sui file system che sono pensati per essere usati con sistemi operativi Unix-like, quindi ext, RazerFS, BTRFS. Se voi avete un file system come quelli per Windows, per esempio FAT32 o NTFS, i permessi non sono supportati, quindi semplicemente avrete tutti i permessi abilitati su tutti i file di quel file system. Ad ogni file sono associati un nome utente proprietario e un gruppo proprietario, che normalmente si chiamano proprietario e gruppo, semplicemente. E ci sono tre tipi di accessi: lettura, scrittura ed esecuzione, che possono essere utilizzati, che possono essere assegnati rispettivamente all'utente proprietario, al gruppo proprietario e a tutti gli altri. I permessi hanno un significato diverso a seconda che vengano assegnati a un file o a una directory. Beh, lettura, possibilità di leggere, perché vabbè, nel caso dei file è abbastanza intuitivo: lettura, legge il file; scrittura, scrivi il file; esecuzione, se è un programma puoi eseguirlo. Nel caso delle directory, lettura significa che puoi leggere la lista dei file contenuti da quella directory; scrivere, puoi creare, cancellare e rinominare i file e tutte le directory contenute in quella directory; e l'esecuzione è la possibilità di attraversare la directory. Questo significa che normalmente, un errore che una volta si commette, è che si pensa che per poter accedere a una directory sia sufficiente dargli il permesso di lettura. In realtà ci vuole lettura e l'esecuzione per l'utilizzo normale che bisogna fare di solito. Poi c'è la categoria dei permessi speciali, che vedremo dopo. Come vengono rappresentati i permessi? Ci sono due modi principali. Il primo, più chiaro, però anche un po' più lungo, diciamo, da scrivere, è quello sotto forma di stringa. Sono 9 caratteri,
possiamo immaginare divisi in tre gruppi. Il primo gruppo di tre caratteri si riferisce al proprietario, il secondo al gruppo e il terzo a tutti gli altri utenti. Abbiamo R lettura, W scrittura e X esecuzione. In questo caso abbiamo che il proprietario di questo file può fare qualsiasi cosa, il gruppo può solo leggerlo ed eseguirlo e gli altri possono solo leggerlo ed eseguirlo. C'è la rappresentazione più compatta, che viene usata di solito, è quella in forma ottale, cioè praticamente un numero, semplicemente un numero. La prima cifra si riferisce ai permessi speciali, che ancora non abbiamo visto, che molto spesso comunque è 0, e può anche non essere scritto quando è 0. E le altre tre cifre, similarmente come accadeva per la stringa, la prima si riferisce ai permessi del proprietario, la seconda a quelli del gruppo, e la terza a quelli degli altri utenti. Abbiamo come si fanno ad usare questi permessi? Diciamo che il modo più semplice è immaginarsi che ai permessi di lettura, scrittura ed esecuzione vengano assegnati i numeri 4, 2 e 1, e il numero che c'è qui è praticamente il risultato della somma dei permessi che si vogliono dare. Per esempio, 7 sarebbe 4 più 2 più 1, cioè abbiamo dato tutti i permessi al proprietario, lettura, scrittura ed esecuzione. 5 è 4 più 1, cioè solo lettura ed esecuzione. 5 di nuovo è sempre lettura ed esecuzione. Se volessimo dare solo lettura e scrittura, 4 più 2 è 3. All'inizio può essere un po' magari, però ci si fa la abitudine. I permessi speciali sono 3. Abbiamo set user identifier. Questo serve, viene utilizzato per esempio per i comandi come passwd, abbiamo detto prima, che deve andare a modificare il file etc shadow, che normalmente non può essere accessibile agli utenti normali. Passwd ha il set user identifier attivato, cioè cosa significa? Significa che qualsiasi utente esegua un programma con questo bit attivato, in realtà quel programma non viene eseguito con i privilegi di quell'utente lì, ma viene eseguito come se fosse l'utente proprietario di quel file. Per esempio, nel caso di passwd, passwd è di root, ha il set user identifier attivato, quindi passwd viene eseguito come root, indipendentemente da chi esegue il programma. Questo consente quindi, per esempio, anche all'utente Paul di accedere a shadow e di modificare la sua password. Set group identifier è abbastanza simile al suid, praticamente fa la stessa cosa, però riguarda il gruppo invece che l'utente. L'ultimo è un po' meno usato, in effetti. Diciamo che se viene usato, oggi viene usato solo con le directory. In pratica abbiamo visto che se un utente ha i diritti, i permessi di scrittura su una certa directory, può cancellare tutti i file che ci sono dentro indiscriminatamente. Ma questo significa che se dentro quella directory c'è un file anche di un altro utente su cui lui non dovrebbe avere i permessi di scrittura, comunque può eliminarlo. Non può accedere, non può scrivere, non può modificarlo, però lo può eliminare perché è nella sua directory. Se però noi attiviamo questo bit sulla directory, facciamo in modo che solo ed esclusivamente il proprietario di un certo file può cancellare quel file, indipendentemente da chi sia il proprietario della directory che lo contiene. Non so se... Avrebbe anche un'altra funzione che riguarda i file, in particolare gli eseguibili, però in realtà non è mai stata neanche implementata su Linux e non serve assolutamente a nulla, quindi neanche ne parliamo. Come vengono rappresentati questi permessi? Allora, nella rappresentazione ottale si usa la prima cifra che abbiamo visto e si usano sempre 4, 2, 1, che vengono, diciamo, associati 4, 2, 1, set user identifier, set group identifier, set text image. Mentre nella rappresentazione in forma letterale è un attimino più strano. In pratica si usano la lettera viene sostituita alla X, viene messa nel caso di set user e set group identifier, vengono messe delle S, e nel caso dello sticky bit viene messa una T. Set user nel campo dell'user proprietario, set G nel campo del gruppo e la T alla fine. E se la lettera è maiuscola, significa che su quel file, in quella posizione, è abilitato anche il permesso di esecuzione. Se invece è minuscola, significa che il permesso di esecuzione non è attivato. In questo caso, vediamo, per esempio, in questo caso sarebbe che l'utente proprietario può leggere e scrivere quel file e c'è abilitato il bit su ID,
ma il proprietario non ha i permessi di esecuzione, mentre il gruppo può leggere ed eseguire il file ed è invitato anche il set group identifier. Vabbè, questo è un esempio un po' strano. Comandi per gestire proprietari e permessi. Change owner sarebbe, serve per cambiare il proprietario del file di un certo file e può utilizzarlo solo root, quindi un utente non può cambiare il proprietario anche se il file è il suo. Change mode invece serve a cambiare i permessi dei file e può essere utilizzato solo da root o dal proprietario di quel file, dall'utente proprietario. UMask praticamente imposta la maschera di permessi di default per i file creati in una certa directory, cioè quando un file viene creato ha ovviamente dei permessi prestabiliti. Questi qua possono essere determinati, impostati con questo comando. In che modo? Vabbè, intanto vediamo come funziona change owner. Vabbè, abbastanza intuitivo. Utente, gruppo, e la cartella, meno R significa ricorsivo, cioè vai a modificare utente e gruppo di questa cartella e di tutti i file che ci sono dentro. Change mode, ha una sintassi un po' più fantasiosa, si può utilizzare sia con la sintassi più semplice, numero tale, semplicemente, oppure in questo modo, magari ve lo guardate sul manuale. Mentre come funziona la imposta, come si imposta la maschera di permessi di default? Allora, se lo vogliamo fare con la notazione ottale, praticamente dobbiamo indicare i permessi che non vogliamo che vengano abilitati sul file. Per esempio, se noi vogliamo fare in modo che il proprietario, per tutti i file creati in quella directory, il proprietario abbia tutti i permessi, mentre il gruppo e altri non abbiano i permessi di scrittura, noi dobbiamo scrivere 0, 2, 2, cioè dire, cioè indicare solo il permesso di scrittura per gli altri utenti e 0 per il file. Oppure possiamo utilizzare una forma un po' più lunga, ma magari un po' più chiara, che dice che per l'utente vogliamo lettura, scrittura ed esecuzione, per il gruppo solo lettura ed esecuzione, per gli altri lettura ed esecuzione. Le capabilities cosa sono? Allora, in pratica noi abbiamo visto che root può fare qualsiasi cosa, mentre gli altri utenti sono fortemente limitati. Se però noi volessimo dare a un certo utente dei privilegi in più per fare alcune cose che normalmente potrebbe fare solo root, però non vogliamo che questo utente diventi root perché magari non ci fidiamo troppo, possiamo utilizzare le capabilities. Come si usano? Diciamo, ce ne stanno un'infinità che riguardano praticamente tutti gli aspetti possibili e immaginabili dei privilegi che si possono avere, quindi adesso non le vediamo una per una quali sono le capabilities. Se vi interessa andate sempre man set capabilities e le vedete. I comandi che servono per impostarle sono setcap, che serve per impostarle, e getcap, che serve per leggerle da uno o più file. Vabbè. Le capabilities possono essere abilitate e disabilitate a livello di file oppure direttamente sul thread, diciamo sul processo. Allora, le capabilities assegnate a un file o a un thread vengono divise in tre gruppi: quelle permesse, quelle ereditabili e quelle effettive. Quelle permesse in pratica sta ad indicare quali capability quel determinato file o thread può a un certo punto utilizzare, quindi non sono abilitate di default, però possono essere abilitate dal file, per esempio dal thread stesso. Quelle ereditabili stabilisce quali sono le capability tra quelle permesse che possono essere ereditate da tutti i figli del processo. Diciamo, se il processo fa una fork oppure senza fare una fork esegue un nuovo programma, il nuovo programma non avrà tutte le capability che aveva il processo originale, il processo padre, avrà solo quelle indicate che possono essere ereditate. Le capabilities effettive invece sono in pratica quelle che vengono usate effettivamente dal kernel per fare i controlli, quindi sono quelle effettivamente abilitate sul processo, e che ovviamente quelle effettive possono essere solo ed esclusivamente quelle che sono nel gruppo di quelle permesse. Qui abbiamo alcuni esempi, per esempio il comando ping. Ping in teoria dovrebbe essere lanciato da root perché può utilizzare raw socket, eccetera, eccetera.
come facciamo a dire Bing può essere utilizzato da chiunque senza avere il suite di Bit attivato e senza dare troppi poteri a qualsiasi utente? Diciamo che noi vogliamo aggiungere questa capability che consente quindi di utilizzare i raw socket al file Bing e inserirla nel gruppo dei permessi E sta per effettivi e P sta per permessi. Questo è un altro esempio che ha a che fare con passwd. Questo qui, aggiungiamo una serie di capabilities che praticamente consentono a qualsiasi utente che utilizzi passwd di accedere a file a cui normalmente non potrebbe accedere, senza però abilitare il suite di bit, quindi senza concedergli tutti gli altri privilegi. Per esempio, Ping, in questo caso ha l'accesso ai raw socket, però non potrebbe accedere a file shadow, mentre col suite di bit potrebbe farlo. Mentre passwd può accedere al file shadow ma non può usare i raw socket, cosa che invece con suite bit potrebbe fare. Se noi volessimo invece avere un controllo molto più raffinato e granulare del sistema, per fare in modo che certi utenti, root compreso, vengano limitati moltissimo e possano fare solo ed esclusivamente quello che gli dovrebbe essere permesso, possiamo utilizzare uno dei tantissimi sistemi RBAC, role-based access control. In pratica, diciamo che la gestione di questi permessi è molto più granulare. Perché? Perché non ci consente di dire solo, come abbiamo visto prima con i permessi unit like, l'utente X può accedere al file Y in lettura, scrittura, ma farci quello che gli pare. Noi possiamo dirgli, per esempio, che l'utente Paul può accedere ad un certo file solo ed esclusivamente se utilizzando un certo programma, per esempio Nano, e solo ed esclusivamente può utilizzare il browser per andare su certi siti, oppure possiamo dire che al nostro server SSSH può accettare solo connessioni in entrata e non può farle in uscita. Diciamo, possiamo limitare tantissimo tutte le possibilità infinite che normalmente avrebbe un programma, soprattutto se gira come root. Il senso della maggior parte di questi sistemi è proprio quello di rendere root un utente come tutti gli altri, un utente inutile che non serve a niente. Per fare in modo, questo perché? Perché un attaccante che dovesse riuscire a ottenere un qualche tipo di accesso al vostro server, per esempio anche riuscendo a diventare root, può fare qualsiasi cosa. Se invece voi utilizzate un sistema di questo tipo, i danni che può fare possono essere molto molto limitati. Se voi, per esempio, se lui riesce, non so, a bucare il vostro server HTTP, se il vostro server HTTP è molto limitato e può accedere solo in lettura a certi file, i vostri file HTML, l'attaccante, pur essendo riuscito a diventare l'utente del vostro server HTTP, non potrà fare nient'altro, non può usare il vostro server per attaccare, non so, qualcun altro e fare cadere la colpa su di voi. Quindi, insomma, quali sono questi sistemi RBAC? I più diffusi, diciamo che sono tre, ce ne sono tanti, alcuni più stabili di altri. I principali, diciamo che sono Selinux, AppArmor e GR Security. Selinux originariamente è stato sviluppato dall'NSA. Questo per alcuni dovrebbe essere una garanzia di affidabilità, per altri è esattamente il contrario, perché l'NSA e l'FBI alcune volte tendono a mettere delle backdoor in alcuni sistemi. Comunque, è stato inserito nei sorgenti ufficiali del kernel Linux, quindi fa parte di Linux a tutti gli effetti, a differenza di altri. E viene offerto supporto per Selinux da molte distributori, come per esempio da molte distribuzioni, come per esempio Red Hat. Ciononostante è sempre stato molto criticato perché è veramente complicato da utilizzare, e anche se ci sono già diverse policy già fatte per vari servizi, in realtà mantenerlo può essere davvero difficile. Per questo sono nati altri progetti come AppArmor, che in pratica il suo scopo era esattamente quello di essere simile a Selinux ma molto più semplice da usare. Infatti è dotato di una cosa che si chiama Learning Mode, cioè in pratica non siete costretti a scrivervi voi a mano tutte le regole per i vostri servizi. Voi potete mettere AppArmor in learning mode, lui osserva cosa fa normalmente il servizio, per esempio Apache, e scrive da solo il file di configurazione. Poi voi lo salvate e gli dite: beh, Apache può fare solo questo. E quindi ovviamente poi c'è sempre da andare a modificare manualmente il file di configurazione per alcuni casi particolari, però vi semplifica molto la vita.
A Parmore è diventato famoso principalmente perché è stato integrato in Ubuntu Linux, quindi ha ottenuto anche un supporto maggiore rispetto ad altri sistemi. GL Security. GL Security, beh, anche lui ha un RBAC e implementa un sistema di learning automatizzato. GL Security non è incluso nel kernel ufficiale di Linux per un motivo molto semplice, che non si limita a implementare un RBAC, ma inserisce un sacco di altre modifiche all'interno del kernel, anche diciamo abbastanza sostanziali, e quindi non è stato accettato nella mainline. Però diciamo che tende a rendere molto 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 più sicuro il vostro sistema. Adesso magari non è il caso di entrare troppo nel dettaglio di quello che fa, però per esempio vi permette di bloccare il 99% delle vulnerabilità che vi possono succedere, tutti i buffer overflow e tutto quello che si basa sulle possibilità di eseguire codice arbitrario. Con GL Security, in particolare con Pax, viene totalmente debellato e non si possono usare più, quindi vi consente di aumentare ulteriormente la sicurezza della vostra macchina, diciamo così. Se volete approfondire ulteriormente gli argomenti di questo corso e non solo, io prima magari di cimentarvi e impegnarvi comprando un libro più costoso, vi posso suggerire questi appunti di informatica libera che trovate gratuitamente su internet e in italiano. Quindi è un librone di circa 10.000 pagine, quindi magari non lo leggerete tutto, però qualche spunto da lì lo potete trarre. Poi se volete qualche libro più professionale, da 50-70 euro, dopo aver detto questo magari può venirvi voglia di andarlo a guardare. Domande? Non va. Sono stato così chiaro che nessuno ha domande qua. Oppure così noioso che nessuno mi ha sentito. Ok. Allora, niente. Noi siamo il Paul. Questo è il nostro sito. Questa è la nostra mailing list. Se qualcuno si vuole iscrivere per seguirci, magari collaborare con noi. Prego, mi dica. Ci sono modi per diventare seduto sul computer che non sono il telecamere spento, facciamo questo. Sì, ce ne sono tanti. Vabbè, se volete, l'ho già detto prima Odem, ma io lo ripeto, se volete venirci a trovare su IRC nel canale Cancelletto Polini, oppure se siete particolarmente socievoli potete venire direttamente in sede da noi, generalmente il venerdì tra le 5 e le 6 ci dovrebbe essere qualcuno, salvo catastrofi. Io ho finito.